Questa cerimonia è divisa in capitoli che vogliono ricordare le tradizioni della città di Varese e della Lombardia in generale. Dai falò di Sant'Antonio alle maschere lombarde, ai laghi di Lombardia, alle campane, le montagne. Le città dello sport, per chiudere con il cielo di Lombardia. Abbiamo visto gli anni 1927, il primo mondiale di Alfredo Binda, 1931 la vittoria delle Arco Guerra, poi Fausto Coppi. Questo è il mondiale di Varese. Primo Kübler, secondo Magni, terzo Bevilacqua, ottavo Minardi. 68, la vittoria di Vittorio Adorni a Imola. Ultimo italiano Adorni ad aggiudicarsi un mondiale nel suo paese d'origine. Di come il fumo sale e si disperde e lascia immaginare focolari. Chi non guarda grondaie e cornicioni, verande, lucernari e segnavento, galli in perpetuo lento circolare, fa sogni piatti come una pianura. E non capisce la città come un giardino, la luna che sbuca nella notte, gli alberi affranti dagli anni. Le lucciole che danzano in una goccia d'acqua. I falò di Sant'Antonio. Festa di paesi, le ragazze con occhi di melissa cedronella. Nelle stalle si sente l'odore del fumo della ramaglia bruciata. La coperta di nuvole ora si strappava, ora si ricomponeva e così iniziavano i giorni, iniziava l'anno. Più fredde erano ora le notti e i campi erano appannati di brina bianca. Scendevano le cornacchie dai monti nel villaggio e stavano sulla sommità dei tetti, guardando curiose e incredule i falò propiziatori della festa di Sant'Antonio. Nessuna idea di infinito, pozze scure che si incuneano tra le montagne, rive rocciose e aspre. Nell'onda del vento l'acqua si spezza, s'apre a ventaglio, si schianta in un cerchio di pietre e sempre risale, cade che sussurra, ciarla, è più chiara, più grande si fa il silenzio. Comincia con un primo grigiore, una pallida trasparenza.
è piuttosto esitante, velato all'inizio, non lo spuntare improvviso che debba essere annunciato. Libera il giorno con lentezza, isola i rumori, riduce le parole a sottotitoli del suo muto lavorio, o ripete nelle tracce l'esempio del gallo antico, nel tintinnio lontano delle campane che si parlano da collina e collina. Campo dei fiori, una coperta di stelle. Appare la luna e ti ricordi di Turoldo. Un globo di luce portato da invisibili mani di angeli. Dall'osservatorio vedi spuntare il giorno, con un pittoresco vento che dipinge il cielo, e ti ricordi il Manzoni, quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello, così splendido, così in pace. Farà piacere un bel mazzo di rose. Siete? Piacisate. Siete appassionati ciclisti da sei piedi? Oh, io ho 43 anni che guido, che vado in giro con le biciclette. Allora è in posizione strategica? Sì, oggi mi sono preso il treno perché sono a 50 metri dalla stazione Arcisate. Mi sono preso il treno e sono venuto qui. Di dove sei? Di Roma. Sei arrivato da Roma? 10 minuti fa. 10 minuti fa? Allora stai fino a domenica? Sì, no, domenica sera. Fino a domenica sera. Allora, siete arrivati? Adesso. Come siete qua? Con l'auto, col pullman. Siamo un gruppo tutto insieme, ancora dobbiamo andare in albergo, tutto bello, Varese è bellissima, campionati del mondo eccezionali. È il nostro obiettivo. Da Monza. Si dà in bicicletta? Sì. Però ci tornerete anche sabato e domenica? Sì, per domenica sì, per i professionisti sì. Di cose. Che fa sì che io mi... Do you come from? Adelaide, Australia. Sono scontrose. Ho forse voglia di farla. Cosa pensi di questi mondiali? E vinciamo noi. Arancione si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone. Il pronostico sulla corsa. Bettini se sta bene. Come fai? Che l'ha dichiarato. Volevo sapere di dov'è. Cos'è? Di Novara. Di Novara? È venuto qua per il weekend? No, è venuto per il giorno. Tornerà domenica? Sì. Tifferà qualcuno? Bettini. Where you come from?
We stay until Sunday. We're living outside 20 kilometers. It's called Casa Suño or something like that. Suño. Bed and breakfast. Emma Johansson. Scattano a ripetizione gli azzurri. Prima Cunego davanti al palazzo Estense. Ora è la volta di Davide Rebellin. Sono in piazza Montegrappa, meno di 3 chilometri al traguardo. Ballan! Questo è un attacco buono! Partito alla grande, Alessandro Ballan! Questo è un attacco buono, è partito come una scheggia. È la sua distanza questa, mancano meno di 3 chilometri alla conclusione. Mi sembra che sia un attacco speciale, può tenere 2 chilometri. Tra l'altro tra un po' c'è la strada con un leggero vento favorevole, la pedalata è ancora buona. E non voltarti, non voltarti! 150 metri di vantaggio per Alessandro Ballan, si volta, non c'è nessuno!